Noi siamo quelli che anche alla partita di calcetto così arrivano tardi, invece tu ovviamente per ovvi motivi tardi non lo puoi fare quando hai le partite. Sì, perché voi siete italiani, non siete così sempre. Allora ragazzi, non vi abbiamo scammato questa volta, no, perché devi sapere, Luis, che noi facciamo diverse imitazioni, parodie, non so se hai visto qualcosa, e a volte diciamo abbiamo ospite Ibrahimovic, abbiamo ospite Allegri, e sono sempre le imitazioni, finti, no? E quindi la gente dice, vabbè ragazzi, ci prendete in giro, non è lui davvero, e invece quest'oggi Luis Alberto in carne e ossa, è quello vero. Come stai? Bene, bene, sto benissimo. Bene, bene. Stanco? Stanco da queste partite ogni giorno praticamente? Buono. Io ho stato un po' del riposo con questo intervento, però sto bene, adesso sto bene e praticamente non sono stanco mai. Non sei stanco mai. Questo spirito oggi, che ci piace. Oggi è giorno libero, visto che avete giocato ieri sera? No, abbiamo fatto la mattina e domani è il giorno libero. Ah, okay. Quindi praticamente non siete andati a dormire, avete giocato, vi siete fermati. No, io purtroppo dopo una partita non dormo prima della 5 alla 4 mattina. Ah. Ecco, ma ti faccio subito una domanda che mi viene quando vi vedo fare le trasferte, no? Te comunque con la Lazio fate tante trasferte europee, per fortuna, perché avete passato anche il girone e ti facciamo i complimenti. Ma quando fate queste trasferte tornate la notte, cioè poi come fate a allenarvi il giorno dopo? Cioè mi ricordo adesso quando andavo a ballare alle 3 di mattina mi svegliavo che ero distrutto. Eri anche ubriaco, Sì, vabbè, no. Per quello che non gioca è più difficile che deve allenarsi, per quello che gioca fa recupero e un po' di vai, un po' di piscina almeno, io purtroppo faccio sempre la recuperazione, la faccio sempre in casa, come ce l'ho detto, vado un po' a Formello e torno subito e già comincio qua a recuperare tranquillamente, provo a dormire un po' al pomeriggio e recuperarmi subito. Allora, arrivano tante domande, ovviamente tanti complimenti da parte dei tifosi, ma non soltanto, anche degli amici che fanno il fantacalcio. Luis, sì, ti ringraziano eternamente per tutti gli assist, i gol, eccetera, eccetera. Qualcuno fa notare, Michele, hai dietro, qua dietro di me, la maglietta del Cagliari di Padoin, che tra l'altro non è fatto apposta, alla Lazio ha battuto proprio ieri, però la meta del Pado è un po' a prescindere dalla fortuna. Sì, è sempre lì. È qualcosa che non è assolutamente voluta, è una strana coincidenza. È vero. Rollo. Tra l'altro, noi vediamo che tu sei proprio in una postazione, proprio da Twitch. Da professionista. Tu conosci già la piattaforma, tu hai un canale. Sì, però se mi complica un po'. Io me l'hanno fatto tutto, l'hanno lasciato lì, io solo devo cliccare start e stop. Io gioco a FIFA, un po' il Free Champions, e dopo tutti i giorni gioco con compagni e con amici miei da Spagna, gioco a Call of Duty. Ah, Call of Duty. Ti sei preso a Foot? Sì, ce l'ho la carta mia del 99. almeno così sembra un po' meglio di tutti. Quando è uscito Luis Alberto hai fatto così, oppure hai detto vabbè dai? Sì, purtroppo mi scrivono come quella carta quando la vedono sa che sei il calciatore, e mi scrivono tanta gente che hai giocato contro te, ti hai vinto. Solo quando mi hanno vinto è quando mettono video, mettono cosine, no? Sì, certo. Quando hanno perso non mettono niente. Altri compagni di squadra che giocano ce ne sono? Beh, noi sappiamo Ciro, che vediamo ogni tanto storie. Sì, Ciro, no, giocano tanti. Io per esempio gioco sempre con Gonzalo Scalante a Warzone. Lui è forte, però mai fai live, no. Penso che live così fa solo Ciro. Anche Lazzari è forte a Warzone. Ah, chi è più forte? Chi è più forte? Più forte di tutti? A Warzone? Io penso che Calante o Lazzari. Anche abbiamo trovato il nuovo acquisto Matteo, che è anche forte. Ah, vedi. Tra l'altro, se ci fosse il fantacalcio di Warzone, quindi a sto punto dovete prendere Escalante, che è fuori classe. Sì, certo, Escalante. Sì. No, magari in un futuro si potrà anche fare questa cosa, quindi... Sicuramente. Tra l'altro l'unico videogiocatore è Rollo. Sono di noi, io, perché sono io e Alessandro, sì, non giochiamo male. Che arma usi? Che arma usi, Sicot? Io sono classico come nel calcio. Io la Grau e il check-in. Anch'io Grau. Grau io sono più...
più violento, Grau ed RPG. Senti, dorato adesso, tutto gold l'RPG. Però adesso basta parlare arabo adesso, ragazzi. No, ma guarda, e tu, siamo solo io e te i boomer che non sanno di cosa stanno parlando, perché in chat mi sa che sì, giocano alla grande, quindi siamo io e te gli estranei da questo punto di potete vista. Andare via volendo, tornate magari. Entriamo un po' nel vivo dell'intervista, sì, no? Dai. Allora, tu hai il numero 10 sulla maglia, Luis, ovviamente. C'è un numero 10 a cui ti ispiri nella storia, magari? Sì, la storia per me è sempre detto Juan Carlos Valerón, che era un numero 10 alla grande, e soprattutto Román, Riquelme. Mi è divertito tanto quando stava a Villarreal, era una cosa pazzesca. Ma mentre, scusa, di giocatori italiani della storia del calcio, da ragazzino, c'era un giocatore italiano che ti faceva particolarmente impazzire o ti piaceva particolarmente? Io direi che Del Piero mi è piaciuto, però il che mi è piaciuto di più, che ho visto anche di più perché sono giovane ancora, è Pillo era una cosa pazzesca. Sembrava che non c'era niente, però c'era tutto. È come Xavi, era noce corsa, noce niente, però impossibile. Sono intelligente, c'è Pillo anche, c'era la due gamba che faceva quello che voleva, era pazzesco. Anche noi non siamo male, perché non ci hai visto giocare probabilmente. Dai, andiamo un giorno, vi facciamo una partita. Quando vuoi, Luis, guarda, ti stupirai perché Zanetti ha giocato una volta con noi e è rimasto impressionato. Sì, infatti non è più venuto. Non è più venuto, ho detto basta. È stato traumatizzato. Sì, l'ho sentito una volta che voleva comprare qualcuno di voi. Esatto. No, però anche noi abbiamo delle richieste economiche molto pretenziose. Rollo soprattutto. Mangia tanto. Sì. Si vede, infatti, quello grosso per quello. Allora, Andrea Pirlo, ragazzi, quando parli con persone non italiane, appassionate di calcio, uno dei primi nomi che ti fanno in tutto il mondo è Andrea Pirlo, che è riuscito a diventare un'icona davvero a livello mondiale. Quindi adesso allena la Juve e vedremo, insomma. La Juve ti ha impressionato, Luis, quando l'hai vista giocare? Ti è piaciuta o quest'anno, la Juve di Pirlo? Io penso che ancora le manca un po' di tempo, ha cominciato penso 5 settimane fa un po' a funzionare un po' meglio, no? Ha vinto tutto, sembrava che era una squadra che tutti dicevano che era morta, però la gente che capisce un po' di calcio, che la vede, sa che la Juve mai la puoi lasciare indietro e io penso che è la favorita anche per questo scudetto, e adesso la vedo molto meglio. Quella che ti ha impressionato di più, però, tra le squadre, tra le big che hai affrontato, tra gli avversari, c'è una squadra che ti ha impressionato quest'anno? Perché noi quest'anno contro la squadra grande abbiamo fatto la migliore partita, veramente. Non so che dire. L'Inter è la stessa dell'anno scorso, c'è più giocatore per la stessa. L'Atalanta, sappiamo com'è. Che non ti posso dire. Quanto avete vinto? Sì. Certo. Meno male. No, non ti posso dire una che mi ha impressionato tanto. Purtroppo, quando abbiamo preso la Juve, penso che ancora le mancava. Era nuovo Pirlo, tanti giocatori. Vediamo che tra poco la dobbiamo trovare. Però non ho avuto una squadra che mi ha impressionato tanto. Luis, ti piace Ibra? Abbiamo anche Ibrahimovic. Di Ibra non possiamo parlare, no? Già parla lui, no? Per tutti. Paura. Non puoi dire niente su Zlatan, che è troppo forte, dai, Luis. Entra 9 anni e faccio cose da bambino, dai, ragazzino, dai, bene. Allora, lui parla da solo, no? Fuori sempre. Allora, domanda che è una ma è doppia: il giocatore più forte con cui hai giocato e quello più forte contro cui hai giocato? È facile, è giocato con tanti giocatori, sì, in generale, però mi chiedo, penso che Luis Suárez, per quello che ha vinto anche, è quello che ha giocato a Liverpool con lui, per me è il più forte che ha giocato anche con Sterling, Coutinho, però penso che Luis Suárez, soprattutto quell'anno, non ha mancato niente per fare vincere la Premier League, era tutta sua, perché era una cosa pazzesca. E il giocatore con il più forte che contro chi ha giocato, Messi. Vabbè, quello. Anche quella era la più facile da rispondere.
Quindi Messi è quello contro alla fine, no? Sì. Quindi alla domanda, cioè, alla Messi domanda, Ronaldo, la domandona, Messi scegli? Ronaldo, tu vuoi Messi? Io ho sempre detto Messi, perché c'è un calcio più diverso che a me piace di più, però di Cristiano che possiamo dire, sono per me lo due più grandi della storia, no? E quello che hanno fatto loro dei 15 anni, 16 anni a questo livello, non ho avuto un calciatore in tutta la storia che fanno quello che hanno fatto loro. Allora, ricordiamo i sub di lasciare le domande, ovviamente qui in chat. Ce ne arriva una bella di Luke Star Zero, la prima maglia che hai indossato da bambino. Penso che una del Real Madrid, perché tutta la famiglia era del Real Madrid, sicuramente. Ti hanno vestito quando eri ancora nella culla. Sì. Avevi già il completo. Sicuro, 100% sicuro. Bene. Allora, Luisa, apriamo l'argomento. Allora, devi sapere che molti che ci stanno seguendo in questo momento, come noi tre d'altronde, sono malati di fantacalcio. Io ti ho preso, Luis. Io ti ho preso. Ecco, infatti. Ti ho preso. Vedo la tua faccia. Vedo dai, la tua faccia. Dai. Tu sai cos'è il fantacalcio? Penso che sì, lo so. Perché anche io ho giocato lì in Spagna, che si chiamava prima Comunio. Era diverso, era il nome, per lo stesso. Però qua in Italia sono malati. Totalmente. Che proprio fanno male al tifoso. A volte preferiscono vincere il fantacalcio che vince sulla squadra. È vero. Cioè, discapito. La malattia non può essere così. Ma. Io penso che il 70% preferiscono vincere al fantacalcio. È arrivato un messaggio da un ragazzo qui della chat che diceva grande Luis, tutto, e poi diceva però la prossima non segnare perché ti ho contro. Vedi. però sicuramente anche della Lazio, vedi? Probabilmente anche della Lazio, magari fai un assist, evita di segnare. Esatto. Allora, a te Luis, personalmente ti scrivono in tanti per il fantacalcio, tu sei uno dei giocatori, sei probabilmente il centrocampista, ti giuro che sul Twitch quello che scrive fantacalcio viene bloccato subito fuori. È una parola che non si può dire. Via. E dopo, quando io vedo nell'Instagram un messaggio, si vedo che sta scritta fantacalcio, subito eliminato. Bloccato proprio. Allora ti dico però, Luis, caro Luis, che l'81% sì, dice preferisce vincere il campionato, quindi nel senso vincere, far vincere la propria squadra. Aspetta. Vai. Mentre il 19% dice vincere il fanta. Ma sai cosa fa la 20% gente? Comunque non è poco. No, la gente poco. Fa. Nah, ma io figurati, preferisco la mia squadra del cuore. Poi alla fine. Ma quando è lì? Dopo te ammazza, comincia ad avere il commentario sotto. Esatto. Dai, porca miseria, fai un gol. Questo è peso 120.000. Miseria quando va bene, porca miseria sono quelli gentili. Sono quelli gentili, sì, gli altri. Però è vero, Luis, sei il più pagato, sei il centrocampista più pagato al fantacalcio quest'anno, perché cioè quest'anno, negli ultimi anni, ma vuol dire che sei il centrocampista più forte della Serie A, perché quando uno è più pagato, quindi sì, hai questo peso. Vedi, essere bravi, a volte conviene essere più scarsi, così hai meno responsabilità. C'è anche meno responsabilità. Sei forte, vuole che fai il gol. Ti scrivono in meno. Poi, ogni tanto. Esatto, poi se fai il gol ti scrivono grande, perché ti ho capito, però finisce lì. La sorpresa, invece no. Sì. Invece così hai un peso sulle spalle non indifferente. Rollo, prima di andare con la prossima domanda, ringraziamo Adidas per questa possibilità di avere Luis. Vedete il logo Predator. Poi vi parleremo anche un po' di questa nuova scarpa, però ci tenevamo a ringraziare Adidas che come sempre collabora con noi da anni e ci permette queste chicche. Ma assolutamente. Dici una cosa, tra l'altro, Luis, ma a livello di fantacalcio, no? Sempre mi ricollego sempre a quello. Nello spogliatoio tu conosci qualcuno che lo fa il fantacalcio? Cioè qualche giocatore italiano pazzo anche lui? Magari anche straniero. O straniero, magari. Non lo so, non ho parlato con nessuno di questo. So che Pepe, guarda, Pepe, il più vecchio, gioca in Spagna. Spagna, grande. Tra l'altro tu con Pepe sei stato anche compagno a Liverpool, no? No. Io è arrivato e lui è andato, e subito le ha affittato la casa sua.
però c'era un rapporto di amicizia. Sì, sì, c'era, perché dopo anche Nazionale abbiamo stato insieme. Abbiamo parlato prima tanto. Cosa ne pensi di Barella? Cioè, che è il centrocampista, adesso tutti dicono, il centrocampista italiano più forte. Ti piace? Ti ha impressionato positivamente? Sì, certo. Già quando giocava a Cagliari era, per me era uno dei più forti. Adesso può anche farlo l'Inter, che è più difficile. Sta dimostrando che è un calciatore forte, che per nazionale italiana, per tutta Italia, deve essere un orgoglio anche, no? Assolutamente, assolutamente. Speriamo che ci possa portare a noi italiani, visto che Luis in Spagna, voi avete vinto tanto. Noi sono un po' di anni che facciamo un po' fatica. Poi stiamo abbiamo faticando. L'ultima volta abbiamo fatto pure la finale con voi, ma è andata. Quindi... Adesso no, a marzo non si gioca, no? Sì, si torna nazionale, sì, si torna nazionale. Tornando a parlare dello spogliatoio, no? Che abbiamo accennato un po' prima. Chi è che fa più casino in spogliatoio? Dai, più casinista, bello proprio che ogni tanto di dire mamma mia, mollami un attimo. Quello, sì. Quello che sta sempre nervoso, no? Che è Cataldi. Cataldi? Sì. Aspettavo. Però no, è casino, è no a male, sino che no, sta sempre parlando, sempre scalzando, sempre. Sì, esatto. Sì. Io penso che è Cataldi. Sì, è anche un comico, visto che fa un po' di video. Sì, di... Sì. Alle feste. Grande. Già l'avete visto? Sì. Io penso che è Cataldi, sì. Cataldi, premio casinista, allora. Però, gli diamo il premio. Io è premio casinista, ma... Il più serio, invece, quello che magari è sempre molto concentrato, che... cioè, tutti i professionisti, però quello che proprio vuole scherzare di meno, perché il calcio non gli puoi parlare, durante la partita magari non puoi parlare. Magari non c'è. Parliamo tanto, litighiamo tanto tutti i giorni. Giusto. Così è calzando, però litighiamo tutti i giorni. A me piace tanto. Soprattutto io con il che litigo di più con Radu. Radu. Senatore della squadra. Sì. Bene. Allora, chi è che ascolta la musica peggiore invece in spogliatoio? Ah, facilissimo. Patrick e Tucu. E Correa anche. Sì. Ma cosa ascoltano? Non lo capisco neanche io. Capisci un cazzo. Non lo so. Musica di questa è strana. Musica stessa. Poi sentiremo. Tanto Correa mi sembra che ci segui. Su Instagram gli scriviamo. Chiediamo che tu musica. Che musica perché Luis non l'ha capito. non mi piace la musica. Cercheremo di capire, di indagare. Così no. Perché non mi piace quella musica reggaeton, così no, io sono tranquillo, flamenco, un po' di flamenco, io carnavale, è una musica del paese mio, e se lo sento sempre, tutti i giorni, in macchina, qua in casa, sempre carnavale, e dopo un po' flamenco così, però non mi piace la musica che sempre, alla fine, sempre solo la stessa lettera. Carnevale di Cadice, giusto? Sì, Carnevale di Cadice, sì. Bello, bellissimo, immagino. Sì, per me è lo più bello del mondo. Sono stato in vacanza d'estate a Cadice. C'è una bella domanda. Inzaghi, come fa a spiegare gli schemi se rimane sempre senza voce? Cioè, il mister, ogni intervista è sempre telefono. No, lui c'è la voce... La fino a 50, fino al minuto 50, già dopo finisce. Già dopo deve parlare indietro e chiama qualcuno della panchina, per favore, dille quello a Rado, dille quello a Pepe. C'è un problema lì sicuramente. Esatto, ieri ha detto, ho un problema che però stiamo provando a risolvere, quindi vediamo se farà almeno un'intervista con la voce, normale. Però a voi le piace? Chi è quello che fa Inzaghi? Per noi fa Inzaghi, mi chiede. Sono io. Com'è che dice sempre il mister? Spiace. Tra l'altro il mister ci segue, quindi lo salutiamo, lo abbracciamo. Lo salutiamo, sì. C'è la moglie del mister che è gentilissima, vero? Gentilissima. Quando facciamo la lezione del mister si ci scrive sempre, quindi la ringraziamo. Senti, c'è una tua grande passione che oltre al calcio sappiamo, ci dicono, essere il padel. Noi abbiamo provato un po' a giocare. Sì, con scarsi risultati, anche lì purtroppo. Anche lì non benissimo. Com'è che è nata sta passione per il padel? No, perché lì in Spagna hanno cominciato...
tanti anni fa, e nel paese mio che è piccolo hanno cominciato tutti amici a giocare, cominciavamo, si giocava a calcio, dopo giocavamo a padel e poco a poco così ho cominciato a giocare, mi è piaciuto e niente, alla fine anche a casa mia lì a Siviglia c'è la pista e giochiamo sempre in estate tanto. Bello, perché bello. In Spagna è molto popolare come sport, in Italia non lo era, ma nell'ultimo anno è tutti padel. Vediamo sì. Quanti... sì, anche qua in Italia ho giocato con qualcuna gente che è conosciuto e bueno, qualcuno era scarso e aveva gente che era forte. Cioè, quando siamo andati, Luis, a girare il video con Ciro Immobile a Roma, il primo che abbiamo fatto, c'erano in questo circolo dei campi da padel, no? E lui disse: sì, no, qui hanno fatto i campi da badminton. No, è giocato con Cataldi, con Parolo, sì. Con Acerbi. Acerbi è scarso, però arriva a tutti, si ammazza. con Tuku. Il Tuku gioca un po' perché le piace il tennis, purtroppo sa un po' giocare. Però purtroppo Parolo penso che ha migliorato tanto. Però più forte tu. Tu sei più forte. Sì, sì, sì. Chiaramente sì. La tecnica, non è bravo che a la tecnica è la tecnica. Infatti faccio una gara a calcio e anche a padel perché quindi mi confermo sul mio livello. Allora, ecco, domanda bella: è più gratificante per te fare un assist o un gol? A me è uguale. Praticamente che me non è una cosa che mi piace giocare a calcio e vincere, però mi piace divertimento così. A volte mi piace fare un assist, a volte ho voglia di fare un gol, però non è una cosa che ho in mente sempre: voglio fare un assist, voglio fare un gol. Per me mi piace questa cosa, no, mi piace divertirmi, giocare a calcio e soprattutto vincere. I fantallenatori risponderebbero il gol, perché il fantacalcio il gol è più 3, quindi direbbero. Purtroppo ieri c'era la palla lì, alla fine l'ha lasciato per Ciro. Non c'era la freda. Domande un po' extra calcio. Sei in Italia da qualche anno, il piatto preferito italiano? Sai che noi la cucina è buona, ce n'è uno in particolare. Questa domanda avrei dovuto farla io. Sì. Parola. A me piace tanto la pasta carbonara. Pasta carbonara, ragazzi. Invece sì. Un piatto quando torni in Spagna e dici, quando torno, devo mangiare questo. È troppo semplice, come patata fritta con uovo. È l'uovo del campo, di dove è sempre lavorato la mamma, la nonna. Per me è lo migliore del mondo quello, la uova e patata fritta. Quindi prossima volta che vado in Spagna devo prendere patata fritta e uovo. Diciamolo. No. Lo buono è quello del campo, quello di tutta la vita, capito? Senti, ma dove abiti? Esatto, perché così passo così dalla mamma a farmi fare l'uovo, perché lui guarda che va a mangiare a casa tua, vedrà che te lo trovi braccino a casa. No, non è proprio un piatto d'atleta, la patatina. Una volta quando torni a casa si può fare una volta. Sì, fuori Luis, che te ne frega, sei bravo tecnicamente, che te ne frega della formazione. I figli che di te puoi giocare anche da peso. A parte che mi sembra che lui sia bello secco. No, no, è formissima, però può permettersi anche di lasciarsi andare un po', sì. Detto da te, non è male. Allora, sì. Ti facciamo ascoltare, sì. caro Luis, un audio che ci ha lasciato un tuo amico. Vediamo. Ciao Luis, sono Ciro. Volevo ringraziarti per tutti gli assist che mi stai facendo da qualche anno. E volevo dirti che la scarpa d'oro che ho a casa, un paio di tacchetti sono i tuoi, mi raccomando, continua a farmi gli assist e ti voglio bene, un abbraccio da Ciro. Era il nostro Ciro, però assomiglia con la voce. Devi dare un voto, tu che lo conosci bene Ciro comunque, sì. Tutti i giorni il voto a questa all'imitazione. Parla più piano sicuro, perché quando mi lascio la via. Siamo positivo, no? Positivo. Un 7, dai. Facciamo un 7. Promosse. Allora, facciamo la tua top 11. Vorremmo chiederti la top 11 dei giocatori più forti del momento. Con che schema vuoi giocare? Modulo. Facciamo un 4-2-3-1, un 4-4-2. Okay.
Lo 4 davanti lo lasciamo libero. Okay. Va bene, va bene. Allora, dai, portero Ter Stegen. Terzino detto, Alexander Arnold. Van Dijk, Sergio Ramos, Alfonso Davies. Alfonso sì. Kimmich, De Bruyne, Neymar, Cristiano, Messi, Benzema. Con questa squadra qua, secondo me, al fantacalcio potresti fare bene. Cioè, nel senso, se tu... Io penso che vinco anche la Champions. Io l'allenatore. Tu l'allenatore. Mentre è curioso che quella della Serie A, magari escludendo quelli della Lazio, perché sennò poi sei troppo in parte. Ma te la posso fare, però... Dai, senza pensare. Dai, portero... Ecco, Handanovic. Handanovic in porta, okay. Attenzione. Sì. Handanovic in porta. Dale, parliamo in questo momento. Sì, in questo momento, sì. Mettiamo, penso che se lo merita Calabria. Calabria. Se lo merita. Bella storia. Difesa 4 mi fa, io 3. Mi giochi a 3. Dai, facciamo 4, dai. 4-4, giochiamo 4. De Vrij. Toloi. Abbiamo tolto la Lazio, l'abbiamo detto, perché sennò no, era di parte. Erano gli ultimi. Sinistro, Matteo. Almeno il tuo Milan dietro. Vabbè, il Milan è primo. Sta tra facendo l'altro, bene. Centrocampista, diciamo, Varela, che già l'abbiamo detto. Varela. A me piace il giocatore per me più forte, Zielinski. Zielinski. Tantissimi lo dicono, lo stesso Gattuso, ma proprio calciatori che abbiamo intervistato. Tantissimi dicono Zielinski, che tecnicamente dicono che è devastante. Ho messo Varela, Zielinski, Ilici, cioè, altro sì. Non male tecnicamente. Cristiano? Sì. Cristiano, sì. Sto pensando. Che mi piace Dybala, però Dybala quest'anno non sta giocando. Io penso Lukaku merita di stare. Mettiamo che non sta quest'anno, non sta anche Insigne. Insigne mi piace tanto anche. Abbiamo messo un 4-4-2. Sì, dai, sì, un 4-4-2 sì, assolutamente. Poi è l'offensivo, perché Ilicic spunta avere sempre la palla e mai darla agli altri. Assolutamente. Giochiamo per il 6-5 tutta la partita. Un bel 6-5, 7-3. Okay. Andiamo col quiz, ragazzi. Quiz. Molto velocemente, te lo facciamo, caro. Se poi ti liberiamo. Sei libero e ti ringraziamo, lui è stato molto, molto simpatico e gentile. Allora, grazie. Facciamo questo quiz, ti diamo delle opzioni di risposta. 4 opzioni di risposta, eccole qua. No. Tu, insomma, tuoi compagni di squadra. Allora, partiamo con la prima domanda, che è questa: in quale altra squadra italiana ha giocato il tuo compagno, il Tucu Correa? Allora, la sei già. Sampdoria, no? Vediamo se c'è. Genoa, B, vediamo un po'. Sampdoria, C, Parma. E di Udinese. È giusta. La prima proprio così. Seconda domanda. In che anno è nato Moricchi? Attenzione. Le opzioni sono 1990. 1992. 1994. Oppure 1996. Tanto io. 91 sono io, Timurik. Questo è sicuro che è il 94 o 90. Non lo so. 92? Non lo so. Dai 94. 94? Accendiamo. Vediamo se è quella giusta, Max. Vediamo se è quella giusta, Max. No, come c'è 2 anni di meno? No. Sembra un po' più grande, sì. Sembra un po' più grande. Allora, terza domanda. Sì. Siamo già 2 su 2. Allora, Simone Inzaghi segnò 4 gol in una partita di Champions. Contro quale squadra? Questa è difficile. Contro il Marsiglia? Questa non lo so. Contro il PSV? Contro la Dinamo Kiev? Contro il Newcastle? Non lo so. Dinamo chi è? Dinamo, accendiamo. Accendi o cambi? No, dai, lascialo. Lascialo. Guardiamo. Vediamo.
Era difficile. Ultima. Magari lo sapevi perché era una spiazza cosa per che... il Marsiglia. Esatto. Magari il mister ve lo raccontava questa cosa qui. Per questo abbiamo messo. In quale squadra italiana non ha giocato Ciro Immobile? Di queste qui che ti ultima diciamo. Domanda. Juventus, nel Genoa, nel Bologna o nel Torino? Non è Genoa e Torino sicuro. Genoa e Torino sicuro. Juventus da piccolo, penso. Juventus da piccolo. Quindi Bologna non ha giocato. Accendiamo Bologna, vediamo se è la risposta giusta. Va bene, ma qua grande, signori, 3 su 4. Era l'ultima questa, sì. Era l'ultima, bravissima. 3 su 4. Allora, Luis, grazie davvero per essere stato con noi. Sei stato molto gentile, simpatico e divertente come ovviamente ci aspettavamo, quindi un complimenti, abbraccio continua così, davvero, stai facendo delle cose straordinarie. Speriamo di vederci dal vivo adesso, con sto cavolo di Covid, purtroppo bisogna fare. Sì. Un'altra cosa prima di chiudere, sbloccami su Instagram perché io sarò uno di quelli che ti ha scritto fatta calcio. Però lo devo fare quest'anno. Dai, provo. Grazie Luis. Ciao Luis. Grazie, un piacere. Buon pomeriggio, ciao Luis. Ciao. Grande Luis. Ringraziamo Luis Alberto, ragazzi. Hai visto? Non vi abbiamo scammato questa volta. Voi questa era vero, scam, amici. Scam. Non è lui, invece era lui. O magari no, magari era un soldo. Ragazzi, cosa è molto bravo. Particolare. Sta.